Buonasera a tutti gli amici che ci seguono da casa. Siamo finalmente arrivati alle semifinali. Gli istituti quindi che si sfideranno questa sera sono il liceo Manzoni di Caserta e l'ISIS Ugo Foscolo di Teano. Sono con Francesco, un ballerino che si è appena esibito e proviamo a chiedere qualcosa a lui, gli facciamo giusto una domandina e qualche domandina. Sei un ballerino di flamenco? Sì, oltre al flamenco studio anche danza classica, moderna, flamenco, ecco appunto, jazz e tra un po' anche salsa. Da quanto tempo balli? È un bel po', sono 21 anni. Quindi hai dedicato la tua vita alla danza e... Tutta, diciamo quasi tutta la mia vita a questa enorme passione che è la danza. Allora, ospite della serata Stefano D'Alterio, che è il presidente del consiglio comunale di Francolise e come potete vedere è un docente giovanissimo. E puoi dirci quale materie insegni? Ho sentito che... Certo. Io insegno restauro dell'oro e dei metalli preziosi al liceo artistico di Castel Volturno. Prima hai parlato nell'intervista con Marcello di assumere un atteggiamento umano anche con gli studenti. Puoi dirci che cosa intendi? Io credo che in qualsiasi tipo di professione non si debba mai scindere il lato umano da quello professionale. Bisogna confrontarsi con se stessi e con gli altri e quindi inserire sempre quell'accento di delicatezza che scaturisce dall'umanità per esplicare accento alla propria professione. È una filosofia mia, magari opinabile, ma mi sono trovato sempre bene. Il mio motto in effetti è politica per missione, docente per passione.